Benvenuti in questo nuovo GTA 5. Quest'oggi si può fare episodio 3 della nuova season. Dopo 4 anni, più o meno, una roba del genere. Ci avete scritto un sacco di commenti di un sacco di si può fare a provare. Quindi partiamo subito. E ce n'è uno, Fede, che secondo me regalerà delle emozioni veramente incredibili. Lo spero. A parte che c'è il Cargo Bob protagonista in quasi tutto oggi. Addirittura. Addirittura, sì. Però c'è una cosa che ci hanno chiesto di provare, che di 4 anni fa io infatti nemmeno me la ricordavo. Ok, ed è proprio la prima. Quindi fatti agganciare. Vabbè, sì, questo me lo ricordo. Allora, praticamente un commento ha scritto 4 anni fa avete messo l'auto sopra la ruota panoramica. Ok, io non mi ricordo. Sono e l'auto è sparita. E quindi hanno scritto: prova a mettere Fere e vedere se sparisce anche Fere. No. Secondo me, dato che tu ci sei, non sparisce. Però è comunque un glitch, perché se è fatto per farti sparire e non sparisce, è incredibile. Che poi forse avevamo messo un'auto un po' più piccola, se non ricordo male. Ma vediamo. Guarda, se riusciamo anche di così. Sicuro ha misto. No! Mannaggia, Steph, sto oscillando troppo, è quello il problema. Allora, ci vediamo ai parcheggi. Con calma. Ci siamo, è buono, è buono. Ok. Dai. Tieni. No! No! Mi hai dato il colpo, Steph, no! Bene, è difficile muovere sto robo. Io me la stavo tenendo, mi hai dato il colpo. Calmo. Ma perché hai scelto questo, Steph? Calma. Mi vedi? Penso... Mi vedi? No. Ci sei? Mi vedi? Ce l'abbiamo fatta! Steph! No, tu sei morto. Non hai idea di cosa sta succedendo. Premi F1! Allora, l'auto è ferma e la ruota panoramica gira, Steph. E tu sei dentro? E io sono dentro l'auto. Riesci a vederlo da giù? Sì. L'auto è ferma, vedi che la ruota sta girando ma non mi trascina. Fede, ma come ci siamo riusciti, scusami? Non lo so. Cioè, cos'è accaduto? Non lo so. No, perché... Non lo so, Steph. Raga, guardate da qua. Non ha senso. Sta cadendo. Sta cadendo. Andata. Però Steph è stato bellissimo. Ore e mezzo, ma bello. Grandi emozioni. Prossimo. Proprio. Mia cara Fede, colpire un razzo con la pistola aliena. Cambia direzione. Ti devo sparare un razzo. Sì. Allora, stammi distante. Aspetta, devo selezionare il razzo. Vai. Ma ti punto? Sì. Proprio su di te? Sì. Potrebbe essere complesso. Continua a spararli così alti, vai. Aspetta. Vai. Vai ancora. Steffo, pochi razzi comunque. Secondo me l'ho colpito. M'hai preso in faccia. Secondo me l'ho colpito il razzo adesso, vai. Ok. Io li vedo passare ad esplodere dietro di te. Allora, abbiamo le clip, vai ancora. Quindi potremo controllarlo meglio, ma... Aspetta. Secondo me... Secondo me passa attraverso. Allora, il prossimo. Se mi spari la mano mentre tengo in mano la C4, esplode? Vediamolo subito. Allora, la C4, utilizziamo la bomba adesiva. Poi mi spari. Ti ho sparato le dita. Che paura. Mi è sceso un colpo. Funziona. Vai. Dove sei? Vai, dietro di te. La mano? Vai. Vedi? Non esplode? No, vai. Ok. Esplode. Allora, perfetto sotto questo punto di vista. E soprattutto consuma la bomba adesiva. Sì. Cioè viene considerata utilizzata anche se io non la lancio, perché Fere la fa esplodere. Figo questo. Bello, eh. Sì. Questo sì, era sì, molto sì. Bello. Molto carino. Allora, adesso ci sono i pompieri. Cambiando i pompieri, dobbiamo vedere se con il getto d'acqua posso respingere le granate. La scorsa volta non ha funzionato, ci proviamo. Allora, Fere, vai dietro, nella parte dietro del camion. Ok. E la devi tirare di fronte a te. Giusto. Tu praticamente da lì la tiri di fronte in modo tale che vada nel mio getto d'acqua. Riesci a tirarla esattamente a questa altezza? Sì. Vai. Vado. No, più bassa. È passata attraverso? Sì, aspetta. Sì. Allora, riprova. Ma Steph, anche tu! Ma cosa avevi avanti? Dai, Steph, ti prego! È passato attraverso. Ci hanno messo 15 minuti ad arrivare! È passato attraverso, abbiamo visto tutti, dai. Fede. Palese, sei d'accordo?
T'ammazzo. Fede? Steph, sei una persona terribile. Le persone non si ammazzano, Fede? No. Allora, ascoltami. Chiama Meriwether. Io chiamo il meccanico. Okay. Ok, dobbiamo fare una cosa incredibile. Questa è difficilissima, secondo me. Praticamente, ti ricordi che esiste un'auto che può galleggiare nell'acqua? Sì. Ok, ci hanno chiesto, se ci fai atterrare un elicottero sopra, continua a galleggiare o sprofonda? E chi ce l'ha quell'auto? Io l'ho comprata. E quindi chiamo l'elicottero. Chiami l'elicottero chiamando Meriwether. Allora, Fede, un attimino. Tu puoi salire in questa, prego. Vai. Ucciso? Sì. Bravissima. Poraccio. Però sarà difficilissimo. Okay. Ah, sarà difficilissimo. Aspetta. No, non ti devi muovere tu, mi devo far solo io. Ma tu mi muovi le onde. Tu stai immobile. Ok. Sono immobile. Non ha effetto, hai visto? È caduto. Ma hai visto che non aveva effetto? Sì. A parte che ti stai glitchando sull'elica, incredibile. Però come ti dava le sberle, continuava a rifar così. Non bastava il peso. No. Ciao. Sto male da affogato. Aspetta, Fede, stai sempre in acqua? Ok. Ok, girati verso di me. Avvicinati leggermente. Sì, aspetta, Steph, non hai capito quanto è ingestibile sta roba. Allora, passano sotto mentre sei colpisco. Sì. Ok, andiamo. Dobbiamo fare l'ultimo. Questo sarà il più difficile e il più lungo. Ma soprattutto sarà la miniatura, Fede. Allora, dobbiamo prendere il cargo Bob. Ok. Rapire la polizia. No. Ok. Ma dobbiamo portarli in un posto specifico. Dove? Al Monte Ciliat. No, poveri. Sì. Cosa succede secondo te? Non lo so. Cioè, noi proprio li osserveremo per vedere che cosa fanno. Esatto. Ok, andiamo. Ma non volevo scendere così, te lo giuro. Dove sta andando l'auto? No, guardala. Guardala. Vabbè, si è parcheggiato più o meno. È un'auto del diavolo comunque, signori. Allora, ci siamo. Prima cosa, rapirli. Ok. Poliziotti, state fermi, collaborate, per favore. Follia sta roba, sta. Vero? Aspetta, sono incastrati. Ok. Li ho presi? Vai, io ci ho tolto la polizia, perché se no rischiamo che se arrivano gli elicotteri, okay, ci fanno esplodere. Allora, loro sono dentro. Dobbiamo solo, grandi virgolette, arrivare al Monte Ciliad. Hanno signori anche tolto le sirene, quindi si sentono al sicuro. Si sentono al sicuro? Si sentono al sicuro. Dici? Non pensano che questa sia un'emergenza. No? No, non lo pensano. Allora, io qua vorrei un'inquadratura sulla faccia dei poliziotti che stanno muovendo il volante in questo momento. Vorrei capire cosa stanno pensando. Lui sta guidando, secondo lui. Sì. Che problemi mentali che hanno le cose di GTA. Guardalo, muove le ruote. Sì, lui è soddisfatto. Mi stavo per addormentare, ma ci siamo quasi. Dai, che ce la facciamo. Ah, le imprese quelle lunghe, difficili. Andiamo. Che poi in realtà il commento era di provarlo con i pompieri. Però siccome i pompieri abbiamo fatto troppe cose brutte, ho detto facciamo la polizia, cioè ogni tanto. Sì, tanto bene o male siamo lì. È la stessa cosa. Ok. Allora. Sentiero? No, stanno rotolando per ora. Si è incastrata l'auto? No, dai. Oh, scemo. Cioè, ci sta provando a guidare. Sì, si muove. Ma non sembra. Allora, se leviamo il livello di sospetto, loro rientrano nell'auto. Esatto. Fatto. Ok. Te l'ho detto. Si lanciano, raga, fanno le rampe. Io te l'ho detto che prendevano. Perché questi si fanno male, eh? Sono dei pazzi, seguili. Io però te l'avevo detto, Steph, che avrebbero preso il sentiero. Questi si fanno male, Fede, guarda. Rotolano. Oh, lo tiene. Oh, no, ma cade giù. C'è uno sportello che rotola. No, poverini. Aspetta, vediamo se riescono. Ma ora che fanno? Provano a risalire o vanno giù? Non lo so, non penso che abbiano l'intelligenza. Ma ci sono ancora dentro l'auto? Credo di sì. Ci sono entrambi. Poliziotto alla guida e l'altro. Si sono rotti? No. Aspetta. C'erano con te. Sì, vabbè. Ok, fatti uccidere. Sì, vediamo se risalgono. Mi perdo la scena, ma ne vale la pena. Cioè, senza la strada non capiscono più cosa allora, fare. Allora, ti hanno ucciso, hanno controllato il corpo. Stanno camminando.
riprendono l'auto, quindi non vanno a piedi. Esatto. Secondo me ora rimangono immobili. Spente le sirene, immobili. Se non hanno una strada visibile e non sanno come raggiungerla, si bloccano. Ragazzi, questa cosa abbiamo scoperta dopo 10 anni di GTA 5. Questo è fantastico, ragazzi. Dopo 10 anni di GTA 5. È bellissimo. Sono così stupidi, quindi. Sì. Io ho detto, loro vabbè, hanno proprio i path seguibili e non possono andare semplicemente. Eccomi, qua. Ci sono, ci cioè sono. Non c'è il codice di programmazione che glielo permette. Sì, no, io invece pensavo che anche rotolando avrebbero proseguito della serie che tipo si avvicinano alla strada più vicina. Anche io. Perché mi sembrava logica come cosa, tipo, ehi, torna alla strada più vicina e vattene. Quindi mi immaginavo una programmazione di questo tipo. E invece se proprio non ci sono si confondono, cioè la strada è lì di fronte, potrebbero accelerare e riprenderla, invece niente. Vabbè, bellissimo. Sto cercando di acchiapparli. Mi stai acchiappando? Ci provo. Dove li vuoi portare? No, tiri dalle stelle. Steffi, non ti posso chiamare l'est. Lo so. Si arrabbiamo proprio, sono davvero permalosi. Beh, io gli sto anche dando una mano. Sono il carro attrezzi vivente. Dai, guarda. Guarda che bella stradina. Allora, aspettate. Adesso chiamo l'est, così voi state tranquilli. Com'è, tutto bene? No, 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 no. Non arrabbiatevi, che succede? Stanno rotolando, Fere. No, come stanno? I mobili ve li sospetto. Cosa vuol dire che... Aspetta, forse... Sto arrivando, sto arrivando. La vedi la strada? Ci sono, ci sono. Fin qui la percepisci? Ok, ok, hanno percepito la strada comunque. Dove sono? No, perché stanno risalendo invece che scendere? Ma... Stanno risalendo, Steph. Magari si guardano il panorama, ma che ti devo dire? Che tornino su. Si è fermato? Ma perché? Perché non va l'auto, Steph. È una bidonata. E quindi ti riblocchi. No, ci prova, ci prova, ci prova. No, si è bloccato così. No, poverino. È sempre peggio, Steph. È sempre peggio, ragazzi. Preferivo non seguirli più. No? No, ce la fa. Ce la fa. Incredibile. Un applauso al poliziotto. Io la sto facendo a piedi pur di vederli, Steph. Pensa alla mia di vita. Allora, salgono. Voglio capire cosa fanno quando arrivano in cima. Aspetta, rischiano di arrivarci in cima, quello è il loro problema. No, no, certo. Secondo me scendono. E lasciano l'auto lì. No, 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 seguono la strada e scendono, esatto, stanno facendo. E quindi loro adesso, facendo sta strada, prima o poi cadono. Palese, palese. Ti prego, li devi rivedere che cadono. Ce la fanno sto giro. Ce la fanno. No, aspetta. Sono appena caduti. No, sono appena caduti. Ha sbandato, ha sbattuto su una roccia caduta. No, dai, io ci credo. Stanno rotolando fino alla sorgente del fiume. Penso che rimarranno no, qua. No, ci credevo. Eccoli qua. Bloccati. Aspetta, vediamo. Allora, questa volta, Fere, non si sono fermati e hanno deciso di continuare a riprovare a risalire la montagna. Ma essendo caduti totalmente giù, non ci riusciranno mai. Cioè, quindi secondo loro la cosa... Cioè, pur di seguire una strada, vogliono risalire il Monte Ciliad. Cioè, non ha senso, ragazzi. Beh, c'è il secondo poliziotto, quello che non guida, con la torcia accesa che guarda attorno a sé. Sì, sì, lo facevo anche prima. Con Matt, Mi stanno anche sgridando che sono in mezzo alla strada. Ragazzi, sono in una montagna. Una montagna. Signori, ci fermiamo. Basta così. Abbiamo umiliato a sufficienza la polizia per quest'oggi. È peggio di quando avevamo scoperto la cosa del cespuglio, per quanto mi riguarda. Esatto. Questa è veramente ancora questa peggio. Questa la supera. Sotto, come sempre, come gli altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.